Avrebbe abusato della figlia, oggi adolescente, da quando aveva 10 anni. È la terribile storia che si cela dietro l'arresto avvenuto nel pomeriggio di ieri a Torre del Greco, di un uomo di 43 anni, accusato di violenza sessuale aggravata e maltrattamenti in famiglia. Ad eseguire l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal CIP di Torre Annunziata su richiesta della Procura, sono stati i carabinieri della stazione capoluogo di Torre del Greco, insieme ai colleghi della sezione operativa della compagnia. Tutto è partito da una denuncia presentata dalla madre della ragazza. Le delicate indagini, spiega in una nota il procuratore della Repubblica di Torre Annunziata, Nunzio Fraiasso, hanno permesso di ricostruire un allarmante quadro familiare, fatto di continue violenze e soprusi, in cui l'indagato avrebbe iniziato ad abusare sessualmente della figlia, ora adolescente, da quando la stessa aveva appena 10 anni. Dopo le formalità di rito, il 43enne è stato portato nel carcere napoletano di Poggioreale, a disposizione dell'autorità giudiziaria.